Vince la destra in Colombia con Iván Duque che diventa il nuovo presidente. Il ballottaggio di domenica contro il candidato della sinistra Gustavo Petro si è risolto con il 53,9% dei voti per il vincitore e il 41,8% dei voti per il concorrente. È il risultato che esce dagli 11.230 seggi scrutinati nella notte. Questa è l'opportunità che ci aspettavamo per voltare pagina dalla polarizzazione, dalle lamentele, la pagina del veleno. Non riconosco nemici in Colombia, non governerò con l'odio perché detesto l'odio, non odierò alcun colombiano. In un paese dove le formazioni conservatrici hanno sempre dominato, queste elezioni dimostrano comunque una forte avanzata della sinistra, che anche senza aggiudicarsi le elezioni riscuote un consenso superiore al 40%. L'ex guerrigliero Gustavo Petro voleva dare una scossa alle dinamiche economiche di Colombia, ma adesso gli investitori si sentono rassicurati. L'ex sindaco di Bogotà ha accettato il risultato dicendo che questa non è una sconfitta, ma che 8 milioni di colombiani liberi hanno preso una posizione. Quando entrerà in carica ad agosto, Duque sarà il più giovane presidente della Colombia dell'ultimo secolo.